rispetto la questione del film, in cui si inseriscono volutamente tutta una serie di immagini storiche che danno il tempo, per esempio soprattutto della televisione di allora, pensiamo a Raffaella Carrà, pensiamo a Belfast, pensiamo alle Olimpiadi, pensiamo anche a dei film, diventano il linguaggio del film. È chiaro che la tragedia del Torino, che io ho vissuto personalmente, perché oltretutto io ero tifoso del Torino ed ero bambino ed ero alle elementari quando la maestra ci perché allora le cose si sapevano il giorno dopo, non un attimo dopo come adesso, tutti piangemmo per questa cosa tragica, ma naturalmente la storia di un film, appunto la necessità di Ellissi, ha fatto sì che noi abbiamo dovuto saltare una serie di spiegazioni che potevano per lo spettatore rendere più chiaro questo rapporto. Poi con molta lealtà, quando il produttore mi ha proposto di fare un film dal libro di Gramellini, è stata grande la mia emozione nel leggere di quella tragedia, che poi era inevitabile, ho personalizzato, i fatti sono quelli del libro, però a cui abbiamo aggiunto tutta una serie di cose che riguardavano, ma in questo senso comunque lo si voglia giudicare questo film, è per me un film particolarmente sentito, a prescindere dai suoi risultati artistici. È chiaro che Belfagor corrispondeva esattamente all'anno della morte tragica della mamma di Massimo, e quindi era descritto, era citato nel libro, e ci sembrava un'immagine che diventasse un simbolo. Come lei ha visto, l'abbiamo elaborata anche proprio formalmente, perché si imprimesse ancora di più nel corpo formale del film. Si fanno tanti film, ma non credo solo in Italia, ma anche in Europa, e questo grazie soprattutto anche alle tecniche che si sono semplificate sempre di più e permettono a dei giovani, questo non avveniva quando io avevo 20 anni, di fare il loro primo film. Questa è una democrazia che va sicuramente sostenuta, però non vorrei fare dei, perché quando si fanno dei nomi se ne dimenticano altri, e noi artisti, scusi l'immodestia, siamo molto permalosi, quindi lasciamo perdere, non facciamo nomi.